Ciao! Allora, stamattina io e Jenny abbiamo fatto degli acquisti. Iniziamo a farvi vedere il primo acquisto. Praticamente quello che c'è già. Sì. Allora, questa cosa... Ho comprato una cosa di Pandora. Ecco, la voglio pure io. Però io sono più fatta, più particolare. Voglio farla con un tema, che poi vi spiegherò. Vabbè, cioè, prima fai vedere. Sì, vuole le cose particolari. Comunque... No, vabbè. Ho comprato un braccialetto Pandora. Aspettate che adesso ve lo faccio vedere meglio. Il classico. Sì, però non ho scelto l'elastico. Sì, l'elastico, vabbè. Scusate. Non hai scelto quello originale. Il braccialetto, l'elastico. Da cosa mi è uscito l'elastico? Vabbè, non lo so. Vabbè, il braccialetto, quello rigido, non mi piaceva, quindi ho scelto l'altro. Quello più morbido. Sì, dire. Quello non rigido, ecco. Sì. Quello che un pochettino forse non è che si adatta, però è più fatto, più... Più rimane, morbido. Ecco, e più poi morbido al braccio. Ho scelto, non so se... riuscite? Il charm con l'infinito. Sì. Se non si vede lo spieghiamo. Vabbè, si vede. Ecco, cioè. Avete presente questi charm? Ci sono anche della Disney. E io siccome lei ha scelto questo qua un po' così come per inizio, cioè senza un tema. Io invece, siccome sono molto particolare, lo voglio con un tema. Lo metto qui momentaneamente. Sì, lo voglio con un tema ben preciso. In questo caso quello della Disney. Solo che c'è un piccolo problema. Io avevo i soldi per il braccialetto, solo che per il charm no, quindi ho detto diciamo aspetto che i ciondoli della Disney costano molto 60, di più rispetto però, a questi così. Però sono belli. Sì, no. Cioè, io li adoro, capito? Quindi voglio fare un braccialetto a tema così. Ho deciso di aspettare e di fare le cose per bene, come mi piacciono. Perché se no le cose fatte di fretta sono le più brutte. Vabbè, ci sta. Già mi ha detto che vuole aspettare, quindi poi quando avrà i soldi... Sì, certo. Io li sto mettendo da parte, quindi... Comunque, aspettate che rimetto questo dentro la busta. E niente. Poi facciamo vedere le altre cose. Il Funko Pop che ha comprato Salvatore, perché sta facendo la collezione. Conserva la busta, perché sennò lui si arrabbia. L'ha comprato la Gisto. Sì. E ha comprato questo qua. Ha detto che è il fratello, mi di sa, quello con i capelli bianchi. Di quello con i capelli bianchi, che si chiama Luffy, mi sa. E boh, questo come si chiama? Questo Sabo. Sabo. È del fratello, ha detto. Comunque mi piace... Ma ce li lascia nella scatola? Sì. Se li colleziona così nella scatola? Sì. Perché a me non allora, detto che vanno collezionati. Si collezionano così nella scatola, però io li tolgo perché mi occupano troppo spazio. Però le scatole le conservo, non le butto. E che senso ha? Vabbè, Salvatore direttamente li lascia così. Vabbè, perché metti caso un giorno nella stanzetta riusciamo a mettere tipo una mensola, una cosa. Quando poi c'ho più spazio dove metterli, sistemarli per bene, li metto. Però ha detto anche lui che comunque occupano tanto spazio con le scatole. Sì. Però preferisce... collezionarli così con me. Passiamo alla Toys. Sempre di Salvatore ha preso questo libro. Tieni. Ah, vai, scusa. Ma fallo vedere tu. Ha preso il libro di Harry Potter. Sì, perché lui lo sa cosa ha fatto. Ma sta facendo la collezione, scusa. Sì, però lui lo sa cosa ha fatto. Ha comprato il terzo e non aveva il secondo. Quello blu. Sì, quello blu. E il primo ce l'ha, no? Sì, il primo ce l'ha. Cioè, aveva comprato... Ah, okay. Li voleva comprare in ordine. Cioè, aveva saltato... Sì, ne aveva saltato uno perché prima non c'era. Adesso l'hanno aggiunto e quindi ha preso questo. Vabbè, quindi ha tutti e tre volumi, praticamente. Sì, adesso sì. Poi, non c'entra niente. Ma dove li metti tutti questi libri, Salvatore? Della libreria, non l'hai fatto vedere su YouTube. Sì, però dico, poi non... Cioè, prima o poi non prima aveva... Prima o poi, non lo so. Spazio. Poi non c'entrano niente nella Toys. Però io ho comprato questi calzini gialli, perché, non lo so, mi ispiravano. Ma non l'hai presa alla Toys? No, però. Da Zubiti. E va bene, li potevi far vedere dopo. E va bene, in questa busta. Ok, Jenny prende calzini gialli. Molto interessanti. Sì, molto interessanti. Poi... Anzi, li voleva anche con i brillancini colorati, però le ho detto no. Meglio evitare, tanto alla fine chi li guarda i calzini, scusate, se esci con le scarpe chiuse. E metti caso io qualche giorno esco senza scarpe, che ne sai? No. Poi io ho preso, non lo so, mi piaceva l'idea del mini Funko Pop a Disney e Pocahontas, delle principesse, quale mi è uscita Pocahontas, proprio quella che non volevo. Perché? Così non carina, che carina, no. Chi volevi, scusa? E ce ne sono tante, poteva capitarmi Jasmine, Biancaneve, Cenerentola. No, Ariel. È carina anche Pocahontas, dai su, mamma mia. Sì, è bella, nulla che c'è, non ha niente. E questi invece li lasci direttamente nella scatola, sono sì, piccoli. Sì, sono piccolini, questi sono fatti proprio... Non occupano tanto spazio. Però devo essere sincera, è abbastanza dettagliata. Cioè, non lo so, mi questo ispira. Quanto costa quello piccolino? Già? Questo 4 euro. Alla fine, dai, ci sta, giusto per cambiare un po'. Perché... Poi cosa hai preso tu? Poi... Perché neanche ricordo, perché lei entra nei negozi, non so neanche che cosa prende. Allora, questa è una limited edition, o almeno così qua c'è scritto, poi non lo so. Ed è questo qua, di 11.
Cioè, bellissimo. Questo è bello. Io ne avevo visti altri in un altro negozio. Ce n'erano abbastanza. Allora, belli, ecco. Non lo so, mi ispira perché comunque. E lo togli dalla scatola. Certo, lo voglio far vedere. Ovviamente. C'è qualcuno che mi. Non lo so. Quindi ne hai tu tre con questo in totale? In totale sì. E Salvatore quanti ne hai invece? Però vedi, c'è il piedistallo, quindi in realtà si può togliere se tu vuoi. Ma quanti ne ha Salvatore di questi? Salvatore, cioè? Non lo so. Sai che non lo so. Vabbè, questo è carino, dai. Guardate. Cioè, no, aspetta, non sta in piedi perché gli manca il piedistallo, Nati. Vabbè. Lo stavo facendo vedere senza piedistallo. Bello, Gem. Cioè. Ah, Ariel, tu. Io Ariel, lei di Stranger Things e un'altra della, di una serie che mi ha detto Salvatore. Voleva anche Spider-Man, mi ha detto che era bello. No, però. Io volevo Spider-Man alla femminile, quello tipo che è rosa e bianco e fucsia lì, ma non mi ricordo vabbè. Com'è. Comunque adesso vi dobbiamo far vedere un altro acquisto, non però so non se... è Jenny nostro. No, è di mamma. È di mamma. Mettiamo un attimo questa da parte, che se si rompe... E tu l'hai tolto dalla scatola e poi dice si rompe. Peccato per la scatola che è leggermente ammaccata, mi viene da dire, no, però è rovinata. Il dialetto, cioè, non lo dico. Lo so, no, magari dicono che parli in dialetto, vabbè. E vabbè, l'altra volta me l'ha detto allora, che parli in dialetto, quindi. Mia mamma è andata da Zuiki, vabbè. Come al solito, fa, cioè questi sono i suoi acquisti. Ecco. Abbiamo capito che nostra mamma... Cioè, ha allora, fatto un fatto tipo con Zuiki, cioè gli piace questo ha negozio. Ha scelto questo giubbino e l'ha preso rosa, l'altra volta l'ha preso non l'abbiamo fatto celeste. Vedere. Non l'abbiamo fatto vedere, mi sa di no. Mi sa che non ve l'abbiamo fatto vedere, ma l'ha comprato celeste proprio uguale, così. Cioè lo stesso modello. Praticamente gli sta comprando di tutti i colori. Cioè esatto. Lo stesso modello, ma di tutti i colori. No, però devo essere sincera, alla fine è un rosa bello. Sì, cioè, è un rosa non bello. Non è neanche male, dai. Poi, cioè, a me lei... non piacciono queste cose troppo rosa, questi colori così, però mia mamma invece, a mia mamma stanno bene perché lei sa abbinare i vestiti. Ad esempio, e infatti mette, guarda che ha comprato magari, poi. Magari mette gli stessi tacchi dello stesso colore del giubbino. E infatti lei sì. Si è fatta tipo le coppette, cioè, si i vestiti. Proprio tutti completi. Perché ecco. Si è comprata tipo l'altra volta le scarpe metallizzate tipo celesti, poi anche fucsia, il maglioncino, insomma. Sì, tutto abbinato. Insieme. Anche la cintura, in questo caso ho comprato una la cintura rosa, più o meno è lo stesso rosa sì, si avvicina alla fine del giubbino. L'unica cosa che non ha adesso sono le scarpe rosa e mi sto preoccupando no, perché mi sì, Jenny, no, quelle sono fucsia però. Ma vabbè Jenny, passerà qualche giorno e acquisterà le scarpe mi rosa. Mi preoccupo perché le scarpe rosa non so come sono. Che poi tra l'altro dobbiamo farvi vedere anche gli acquisti di nostra mamma che ha fatto su Shein. Però è quello vero. Ve lo faremo vedere in un altro video, non so quando, nei prossimi giorni comunque. E devo essere sincera, ha scelto delle cose abbastanza particolari. Sì, però... allora, cose che comunque si adattano a lei, cioè nel suo no, stile. Però a lei stanno bene, cioè io non le metterei mai, però a lei stanno bene, devo essere sincera. No vabbè, sinceramente forse l'unica cosa che metterei sono quello che ha comprato. Vabbè, poi dopo. Li facciamo poi, vedere sì. Comunque, mi spiegherò. Poi vi spieghiamo dopo meglio. Direi che possiamo salutare Jenny. Abbiamo fatto sì. Vedere tutti i nostri acquisti. E vabbè, oggi abbiamo speso parecchio, più o meno. Non lo so, Nati. Vabbè, so. Comunque, abbiamo mangiato anche al Mac. Direi che possiamo salutare Jenny. Sì, è stato bello. Ciao. Ciao.